Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Prima di cominciare il video do un annuncio velocissimo. Sto preparando i libri dell'avvento, quindi sto creando tutti i video che vedrete ogni giorno a dicembre fino a Natale. Quindi niente, volevo soltanto dirvi che alla fine ho seguito il vostro consiglio, ho deciso di farli e mi sto impegnando moltissimo per trovare tante idee carine, diverse, per occupare tutti i giorni del mese, insomma fino a Natale. Quindi spero veramente che deciderete di vedere questi video. Ho cercato di fare video molto brevi, sono tutti video da meno di 10 minuti, in modo che appunto possiate trovare ogni giorno almeno 10 minuti di tempo da dedicare a me. Quindi insomma ve lo ricorderò anche nei video, nei prossimi video che vedrete durante il mese, e ovviamente spero vi possano piacere, deciderete di guardarli. Bene, oggi voglio girare un video in cui vi faccio un po' un aggiornamento di lettura. Questo perché? Perché sapete che, vi lascio il video qui, ho fatto una TBR. Una TBR che comprendeva una serie di libri che volevo riuscire a leggere entro Natale per liberare la mia libreria da tanti titoli che si erano accumulati e che ancora dovevo leggere, in modo da essere libera per quelli che spero mi arriveranno da Babbo Natale. Questa TBR appunto la sto portando avanti, anche se ha subito delle piccole modifiche. Ho deciso quindi oggi di parlarvi dei titoli che ho letto, sia interni alla TBR che non, perché ci sono anche altri libri che si sono aggiunti, e niente, in modo da poter condividere con voi qualche bella lettura. Ho detto qualche bella lettura, ma in realtà comincio subito parlandovi di due libri che erano nella TBR e che ho deciso di eliminare. Il primo di cui vi parlo non l'ho proprio cominciato ed è Le sette sorelle di Lucinda Riley. Allora, so che molti di voi me l'hanno consigliato e veramente dentro di me lo sento che forse mi potrebbe piacere, ma sono rimasta talmente delusa da un altro libro di questa autrice che tutte le volte che vedo quel libro in libreria non riesco a prenderlo e a cominciarlo. In più la mia mamma ha letto il primo libro, il mio, quindi poi me l'ha reso, ma dato che le era piaciuto ha poi acquistato il secondo, il terzo, il quarto, insomma non so fino a che numero sono arrivati, quindi li ha tutti in libreria e le mancava per l'appunto solo il primo. Quindi alla fine ho deciso di darlo a lei e le ho detto almeno completa la tua collezione, però so che appunto c'è da lei, se fossi effettivamente incuriosita, trovassi il momento giusto per leggerlo, so che è lì, insomma, lo posso prendere. Il secondo libro di cui vi parlo invece era nella TBR, ma l'ho cominciato e l'ho abbandonato. Questi ovviamente sono i rischi del mestiere, nel senso è normale che quando si affronta un libro, anche se fa parte di una TBR, può succedere che non piace e quindi si decide di abbandonarlo, anche perché io non sono di quelle che si sforza più di tanto. Se un libro non piace, non piace, ecco, non voglio perderci tempo. Purtroppo, e dico purtroppo perché avevo grandi aspettative, anche se in realtà non sono state deluse, semplicemente forse non è il momento giusto, e sto parlando della Repubblica dell'Immaginazione di Azzar Nafisi. Allora, Azzar Nafisi, vabbè, lo dico sempre, la scrittrice di Leggere Lolita a Teheran, quindi libro fantastico che mi è piaciuto moltissimo. In questo libro parla dell'importanza, anche qui di nuovo perché una tematica che le sta particolarmente a cuore, quindi dicevo l'importanza della letteratura in un mondo che ha troppe libertà e in un mondo in cui si tende a dare importanza a tutto fuorché alla lettura, alla cultura, al cercare di migliorare noi stessi. Il libro proprio si apre con una profonda riflessione sul fatto che gli stessi libri che sono stati scritti in Occidente in realtà sono proprio gli occidentali che non riescono ad apprezzarli appieno, proprio perché hanno sempre avuto la piena libertà di leggerli. Forse proprio chi come lei viene da un regime come quello che c'era a Teheran, in cui alcuni libri erano proibiti, forse proprio soltanto chi vive lì può effettivamente rendersi conto dell'importanza di tali libri, insomma, all'interno della letteratura e per noi tutti. Quindi la tematica è importantissima ed è sicuramente interessante. Inoltre so, leggendo la trama, che all'interno del libro, come sempre, analizza diverse opere letterarie in una maniera sicuramente divina, perché lei è una bravissima
insegnante, quindi sa parlare veramente bene di letteratura e intervalla queste riflessioni con chiaramente degli spezzoni della sua vita, della sua biografia, che quindi ci aiutano a conoscerla meglio. Purtroppo però, come ho detto, questo libro non riesco a terminarlo, ho anche letto poche pagine, ne avrò letto una cinquantina di pagine. Purtroppo, essendo un libro così, quindi scritto fitto e senza chiaramente un dialogo, quindi paragrafi lunghi, faccio veramente fatica a leggerlo, nel senso che molto spesso io leggo la sera quando sono stanca, e quindi qui mi sembra di leggere un libro per scuola, ecco, un libro di scuola, un libro, non so, per l'appunto qualcosa che devo studiare e quindi sul quale insomma devo porre almeno un po' di concentrazione, che a volte non ho. Quindi non credo sia il momento adatto per leggerlo. Se mi devo sforzare, addirittura mi ero fatta una specie di calendario in cui dovevo leggere 10 pagine al giorno per riuscire a finirlo entro Natale, ma se deve essere così uno sforzo, tanto vale non leggerlo. Lo lascerò in libreria perché arriverà il suo momento, magari un momento in cui appunto ho la testa per potermi approcciare a questo libro, e quindi l'ho abbandonato. Il terzo libro di cui vi parlo è un libro che faceva parte della mia TBR e che effettivamente ho concluso. Sto parlando di La biblioteca delle anime, il terzo libro di Miss Peregrine. Allora, questo libro mi ha delusa moltissimo, l'ho finito soltanto perché volevo terminare questa benedetta serie che mi porto avanti da un sacco di tempo. Allora, perché mi ha deluso? Mi ha delusa perché secondo me l'autore ha proprio fatto degli errori all'interno di questa parte della storia che hanno purtroppo rovinato una serie che, secondo la mia opinione, era iniziata molto bene. Non è facile per me fare un riassunto della trama, ovviamente, perché è il terzo libro, quindi non voglio fare spoiler per nessuno. Fatto sta comunque che vi elenco semplicemente le cose che non mi sono piaciute, cercando di fare chiarezza il più possibile. La prima cosa è stato il fatto che, secondo me, l'autore non riesce a descrivere alcuni luoghi o alcune situazioni in maniera abbastanza dettagliata, ma più che dettagliata, in maniera chiara. Io ci sono state delle scene in cui mi sentivo persa, non capivo bene che cosa stava succedendo, non capivo bene come erano posizionate le cose all'interno della scena all'interno della quale ero. Per esempio, se sono all'interno di una stanza o c'è un corridoio di fronte a me, non mi rendevo tanto bene conto della posizione degli oggetti, della lunghezza delle stanze. Secondo me c'è un po' di problema da questo punto di vista nelle descrizioni. Ho trovato poco chiaro tutto il discorso riguardante la biblioteca delle anime, che non vi sto a dire cos'è, ovviamente. È ovvio che in questo libro abbiamo sempre i bambini speciali, questi bambini che hanno questi poteri speciali, per l'appunto, e il fatto che qualcuno glieli voglia rubare. Dietro a tutto questo, ovviamente, c'è una storia molto lunga. C'è una storia di vendette, una storia di gelosie, una storia di cattiveria che coinvolge alcuni personaggi. Quindi questa storia, questo togliere il velo su un mistero che riguardava appunto le motivazioni per cui questi personaggi cattivi vogliono rubare questi poteri, l'ho trovata poco chiara, l'ho trovata troppo piena di particolari, ma soprattutto troppo piena di colpi di scena che cancellavano tutto ciò che avevamo appreso fino ad allora. Quindi ho avuto un po' di difficoltà alla fine a tirare le fila di tutto, e devo essere sincera, secondo me non è nemmeno tanto credibile la storia che sta alle spalle un po' di tutta la vicenda. Ci sono stati dei personaggi che hanno voltato bandiera da un minuto all'altro, anche questo poco veritiero, poco credibile. Il finale è abbastanza scontato, quindi insomma in generale ho fatto fatica a finire il libro. Inoltre devo purtroppo sottolineare il fatto che Miss Peregrine, che è nel titolo di tutti i libri, è un personaggio totalmente inutile. Miss Peregrine è una Imbrin, quindi come altre Imbrin che esistono nel mondo ovviamente inventato da Ransom Riggs, è una di quelle donne che dovrebbe avere più poteri degli altri ed ha il compito di proteggere i bambini speciali dal mondo esterno, dagli attacchi del mondo esterno, eccetera. Ma in realtà questi personaggi, questi Imbrin, sono totalmente inutili, senza poteri, a parte quello di trasformarsi in uccelli e beccare i nemici. Quindi l'ho trovata una cosa abbastanza ridicola e se vogliamo imitare, perché qui un po' di questo c'è, l'ho sempre detto, un po' di Harry Potter qui dentro c'è, se vogliamo imitare il ruolo di Silente,
cioè silente, si vedeva che era potente, non erano solo parole, queste sono solo chiacchiere, in realtà i potenti sono soltanto i ragazzi speciali. In più, altra cosa un po' troppo copiata è il fatto che il protagonista scopra di riuscire a parlare con degli esseri, insomma, cattivi che in realtà attaccano gli speciali e li vogliono uccidere. Ma guarda un po', anche Harry Potter sapeva parlare con i serpenti. Vabbè, nonostante appunto i rimandi via via ci fossero sempre stati, qui mi sono sembrati un po' troppo espliciti e preferisco un po' più di originalità. L'unica cosa che ho apprezzato di questo libro è l'ambientazione, perché siamo in un anello temporale molto particolare. Tralasciando il fatto che anche il discorso degli anelli temporali è poco chiaro e secondo me ci sono diverse lacune nelle spiegazioni che vengono date nei vari libri, ma a parte questo siamo in un anello temporale in cui ci troviamo in un'isola che ha raccolto un po' tutti i malavitosi, i cattivi, gli indesiderati della società che si sono ritrovati tutti lì in questa isola sporca, degradata, piena di criminali, pericolosa, quindi insomma l'ambientazione l'ho trovata suggestiva e in tema, ecco, con quello che i ragazzi andavano ad affrontare. Però per il resto per me è un no, direi che approverei sicuramente il primo libro, che mi è piaciuto molto, il secondo abbastanza, questo proprio purtroppo ha perso tutto. I due libri di cui vi ho parlato all'inizio, che appunto ho dovuto eliminare dalla TBR, che comunque non leggerò, e sono, come ho detto, quello di Lucinda Riley e La Repubblica dell'Immaginazione, in realtà li ho sostituiti con altri due libri che ho portato a termine. Il primo è Come fermare il tempo di Matt Haig, che credo si pronunci, ne ho parlato, vi lascio sempre il link nel video sul club del libro, perché era per l'appunto uno dei libri letti al club e ne abbiamo parlato e ho approfondito lì tutto quello che riguarda questa storia, il mio pensiero su questa storia. Ovviamente due parole le dico anche qui. Il libro parla di un uomo che invecchia molto lentamente rispetto alle persone normali e quindi il libro comincia ai giorni nostri, lui all'incirca dimostra 40 anni, in realtà ne ha più di 400, ed è il suo, la sua vicenda, la sua storia, il suo modo di rapportarsi a questo tempo che per lui è un nemico atroce, perché lo ha portato a separarsi dall'amore della sua vita. È alla ricerca da oltre 400 anni di sua figlia, che non vede per l'appunto da poco dopo che nascesse, insomma da quando era proprio piccola. Niente, questo libro quindi è molto carino, mi è piaciuto molto, mi è piaciuta la storia, mi è piaciuta la riflessione che viene fatta sul tempo, l'idea di non vivere una vita ancorati al passato e rimpiangendo scelte passate, ma neppure sempre proiettati verso un futuro, verso qualcosa che sembra non arrivare mai. Il protagonista deve lavorare molto su questo concetto, perché lui è... considera il tempo proprio come un nemico, perché lo fa soffrire, è una persona quindi anche depressa, e le sue riflessioni sul tempo sono veramente interessanti, ci fanno riflettere veramente molto, secondo me. Mi è piaciuto molto, mi sono piaciuti tutti i salti temporali, nel senso le vicende del passato che vengono raccontate, quindi sulla sua vita. Chiaramente avendo vissuto più di 400 anni si attraversano diversi periodi della storia e vengono raccontati degli episodi in maniera secondo me molto soddisfacente, ecco, nel senso che ci sono c'è una bella ambientazione, sono curati le descrizioni dei personaggi, dei luoghi dove ci troviamo, degli abiti, dei costumi, degli usi, insomma l'ho trovato bello da questo punto di vista. Non è un libro senza difetti, purtroppo non ho apprezzato molto il finale, che ho trovato molto frettoloso, ho trovato che alcuni dettagli non fossero stati tralasciati, quindi alcune scene fossero descritte con molta superficialità, con poco approfondimento, tanto per mettere qualche scena d'azione alla fine per dargli un po' quel tono a film americano, perché se no mancava. Ecco, questo purtroppo secondo me ha rovinato un po' quello che era un bel lavoro, però tendenzialmente insomma il libro io lo consiglio, perché è veramente interessante. Per ultimo ho lasciato il titolo più bello di tutti, ovvero un libro che ho deciso di leggere per una curiosità molto particolare, molto personale, che mi ha sorpresa tantissimo, e sto parlando di Volo di paglia di Laura Fusconi. Perché ho detto che la motivazione che mi ha spinto a leggere questo libro è particolare? Perché lei ha la mia stessa età, l'autrice, quindi stessa età, ha pubblicato il suo primo romanzo per la Fazzi, quindi insomma ero curiosa di vedere che cosa avesse prodotto. La storia si svolge in due parti, la prima parte è nel 1942 in un paesino
dove siamo chiaramente negli anni in cui la popolazione è divisa tra chi appoggia il duce e chi lo considera un pazzo. Questa, la politica, insomma, questa sfaccettatura della storia italiana ovviamente influenza il paesino all'interno del quale siamo, dove vivono alcuni personaggi dal punto di vista dei quali noi scorgiamo alcune vicende, principalmente dal punto di vista di alcuni ragazzini. La seconda parte del libro invece si svolge 50 anni dopo, stesso paesino, personaggi ovviamente completamente diversi, che sembrano non avere assolutamente niente in comune con quelli della prima parte. Ritroviamo soltanto i resti di ciò che era lì 50 anni prima, quindi principalmente delle abitazioni e delle vicende, ovvero ciò che è stato, quelle che sono state le conseguenze di alcune vicende, specialmente di una particolarmente tragica, che c'era stata appunto 50 anni prima. Ma qual è la cosa bella di questo libro? La cosa bella di questo libro è il fatto che l'autrice ci sa stupire. Ma voi direte, tanti autori ci sanno stupire, ma lei lo fa in una maniera talmente delicata che lo stupore alla fine è ancora maggiore. Nel senso che le scene sono raccontate in maniera anche piuttosto lenta, non noiosa, è semplicemente lenta, ma è una lentezza tale da farci crescere un'ansia dentro, perché c'è nell'aria il sapore di qualcosa di enorme che sta per succedere o di enorme che stiamo per scoprire. Ecco, è questo che rende il libro bello, il fatto che c'è sempre un'atmosfera di attesa di qualcosa di grande, e quando quel qualcosa di grande arriva rimaniamo a bocca aperta. I personaggi della prima e della seconda parte sembrano, come detto, completamente divisi, ecco, non avere niente in comune. In realtà ci sono dei fili invisibili che legano i personaggi, e questi fili diventano man mano sempre più visibili, sempre più chiari, ma piano piano, lentamente e con grande delicatezza. Il libro è scritto in maniera non tanto dettagliata, perché ovviamente è un libro brevissimo, quindi non c'è spazio per tantissimi dettagli, ma in ogni caso l'autrice riesce a farci vedere benissimo tutto ciò che ci circonda, cioè la descrizione del paese, delle stanze di una casa, degli alberi, delle leggende, di una festa paesana, il campanile, il bosco delle fate, il bosco delle streghe. Cioè, riusciamo a renderci conto di tutto, nonostante lei riesca a usare poche parole. Questa è una delle qualità che apprezzo di più in uno scrittore, in questo caso in una scrittrice, il riuscire a farmi capire bene dove mi trovo, gli odori, i sapori, le voci dei personaggi, senza dover usare troppe parole. Questo vuol dire essere veramente bravi a scrivere. In più, vedere tutti i capitoli dal punto di vista dei vari personaggi, quindi una volta dell'uno, una volta dell'altro, ce li fa sentire più vicini, ci fa capire i loro pensieri, ci fa sentire al loro fianco in tutto quello che fanno, che siano bambini, che siano adulti, che siano felici o che siano tristi. Non è facile per me recensire un libro del genere, perché è talmente particolare, talmente unico il modo di raccontare, e talmente unica la sua capacità di svelare qualcosa e di lasciare in sospeso qualcos'altro, perché nella vita è così, non tutti i misteri vengono risolti, che anche per me è difficile rendere giustizia con le parole a un libro così. L'ho veramente adorato, spero che tanti di voi decidano di leggerlo e dargli una possibilità, perché è un libro veramente bello. Bene ragazzi, una scorsa veloce al libro che sto leggendo adesso, La figlia modello di Karin Slaughter, un libro del quale non dirò assolutamente niente perché non vedo l'ora di parlarvene nel momento in cui, insomma, farò un video delle letture. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto e voi fatemi sapere ovviamente tutte le vostre opinioni sui libri dei quali ho parlato, e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!